Anche oggi abbiamo la nostra rubrica Avviso di garanzia. Oggi ci occupiamo di 10 punti riguardanti la viabilità provinciale al servizio dell'Abruzzo. Io voglio ricordare che la viabilità provinciale è di competenza e proprietà dell'ente provincia e naturalmente in un rapporto ordinamentale la viabilità provinciale chiama in causa il finanziamento dello Stato. In Abruzzo noi abbiamo fatto una scelta, quasi da soli, sul piano nazionale. Fare in modo che la viabilità provinciale avesse un aiuto sussidiario, straordinario, da parte di ente regione. Parlo della legislatura 2014-2019, quella dei miei 1500 giorni alla guida. Abbiamo assegnato in termini straordinari 100 milioni di euro per le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle province, una sola volta. 100 milioni che sono nelle disponibilità delle quattro province per realizzare, attraverso progetti di assoluta semplicità, gli interventi per rimettere in sicurezza la circolazione. Perché il paese Italia è l'unico paese in Europa che, per quanto riguarda il codice della strada, stabilisce che in Italia c'è il diritto alla circolazione in sicurezza. In ragione di questo abbiamo preso le risorse della regione che non ci toccava e le abbiamo assegnate alla viabilità provinciale. Abbiamo anche fatto in modo, in termini straordinari, che 513 chilometri di viabilità provinciale passassero allo Stato, cioè all'ANAS che opera per conto dello Stato. Nel 1998 si fece un grande errore nel fare in modo che le strade statali venissero provincializzate. Io fui l'unico allora presidente della provincia a votare contro, sia sul territorio che in sede di conferenza dei presidenti delle province. E a distanza di oltre 20 anni mi sono ritrovato ad operare nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, di Palazzo Chigi, della Conferenza Stato-Regioni, per determinare l'inversione di marcia rispetto ad una ubriacatura di quella fase di tutte le province italiane che volettero, assunsero la volontà di portare a sé la competenza sulle province. 513 chilometri di strade provinciali passate allo Stato, che significa praticamente l'azzeramento su quelle strade degli oneri manutentivi da parte della provincia. Abbiamo anche fatto in modo che 24 milioni di euro dello Stato venissero canalizzati a favore di quei 513 chilometri di strade. Cioè 24 milioni devono colpire come bersaglio prevalentemente quei 513 chilometri che non sono più delle province ma sono dell'ANAS e quindi dello Stato. Abbiamo fatto in modo che 37 milioni di euro più 6 milioni di euro andassero a coprire il fabbisogno di cantiere, di sistemazione, di razionalizzazione della viabilità Loreto, Penne, Faringola, Castelli. Si tratta soltanto di curarne la progettazione definitiva esecutiva e poi di appaltare. Su questo voglio dire una cosa molto chiara, perché poi mi troverò a fare una sottolineatura. Di chi è il merito circa le opere pubbliche? Prima di tutto di chi trova le risorse finanziarie, che sono la parte più difficile da reperire, le risorse finanziarie, soprattutto quelle che non gravano sul bilancio dell'ente che appalta. Poi merito è di chi attiva la progettazione, ma quando si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria si può fare all'interno degli uffici. Grande merito è la parte di appalto e soprattutto di realizzazione. Per cui se dobbiamo precisare dove si pone bravura e merito, è in corrispondenza del reperimento delle risorse e della realizzazione attraverso una intelligente, rispettosa della legge, procedura di scelta del contraente. E una volta che l'impresa contraente è stata scelta, fare in modo che si eseguano i lavori a regola d'arte attraverso uno stringente momento attività di controllo. Noi per la Loreto Penne abbiamo difeso l'attingimento finanziario di 37 milioni di euro più altri 6 per fare in modo che da Faringola si possa scendere fino a Penne e da Faringola si possa salire fino a Castelli. Ed è assurdo che qualcuno possa pensare di drenare risorse da questa capienza per fare opere, diciamo così, di estetica realizzativa,
che invece possono essere trovate in altro modo dialogando con lo Stato, come si è fatto nel prendere le risorse dalla Loreto Penne per quanto riguarda le esigenze di asfalto del Giro d'Italia. 9 milioni sono disponibili per la scafa Manoppello Passolanciano, che è un altro giacimento sciistico e turistico. 2 milioni di euro ci sono per la Caramanico Rocca Molice Passolanciano. 4 milioni di euro per i punti neri per la viabilità che conduce a Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Abbiamo fatto in modo che queste risorse fossero dello Stato, attraverso delibera CIPE, arrivare alla provincia di Pescara su richiesta dell'allora giunta regionale. La convenzione ha il peso e la difficoltà di bere un litro di crudino. La progettazione è altrettanto semplice. Serve fare in modo che i lavori si facciano per tempo e soprattutto che l'impresa esegua regola d'arte senza guadagnare facendo contenzioso. 4 milioni di euro abbiamo portato senza che questo costi un euro sulle tasche degli abruzzesi o sul bilancio della Regione Abruzzo, tutti presi dal bilancio dello Stato. 6 milioni per la sistemazione della viabilità e della infrastrutturazione della montagna di Ovindoli e di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila. 80 milioni di euro sono nella pancia di ANAS e Stato a favore della Regione Abruzzo per quanto riguarda la viabilità da riordinare e razionalizzare per la Vasto San Salvo. Anche questo in passato si poteva fare più facilmente quando l'Italia aveva più risorse e non aveva vincoli stringenti circa il patto di stabilità. 60 milioni di euro per la San Pio San Gregorio in provincia dell'Aquila, della direttrice San Pio San Gregorio della città dell'Aquila. Ma c'è da mettere anche in evidenza un dato. Notevoli sono le risorse riferite anche alle strade danneggiate dal maltempo o dal terremoto. Di questo parleremo sabato prossimo. A che serve evidenziare e sottolineare? Non si deve perdere tempo perché c'è una spada di Damocle sulla finanza pubblica che deriva da quello che oggi rappresenta il fabbisogno del coordinamento della finanza pubblica, che è pari a 43 miliardi di euro che lo Stato deve trovare per rispettare i patti di finanza pubblica con l'Europa. Se queste opere non partono velocemente, c'è il rischio che noi perdiamo queste risorse per trovare equilibrio e stabilità per quanto riguarda il quadro di coordinamento di finanza pubblica. Mai è accaduto che la Regione Abruzzo abbia trovato tutte queste risorse dandole agli enti locali. Io ho fatto il presidente della provincia, ho fatto il sindaco di una città capoluogo, mai la Regione ha dato tutte queste risorse al sistema degli enti locali. Adesso occorre fare in modo che i funzionari degli enti locali superino la dimensione della paura e appaltino. E le progettazioni semplici vengano definite all'interno e si facciano velocemente le gare d'appalto, andando oltre la condizione della paura, e la Regione affianchi gli enti locali per il reperimento dei pareri, i pareri degli enti terzi che hanno competenza. Buon lavoro a coloro i quali dovranno lavorare su queste procedure e buona domenica agli abruzzesi.